Carlo Giampaolo, candidato a sindaco per il centro-sinistra. Il centro-sinistra in prima fila per le modifiche al PUC e per il superamento del vincolismo. Il PUC, secondo voi, come si sta creando, come si sta realizzando, deve avere delle modifiche, soprattutto per quanto riguarda il lato, diciamo, della sanatoria delle case abusive e quindi è anche poi di progettare un futuro migliore attraverso una legge ben precisa e quindi un piano regolatore che delinei tutta la situazione che riguarda Bagoli. Cercherò di precisare in un tempo non troppo lungo una questione molto complessa dal punto di vista sia politico sia amministrativo. Allora, prima un po' di storia. Allora, il Partito Democratico, il centro-sinistra, è l'unica forza politica che per Bagoli ha fatto proposte anche innovative sulla rimodulazione dei vincoli e sulla risistemazione della politica territoriale, cosa che nessun'altra forza politica Bagoli è stata in grado di fare. L'attuale amministrazione di centrodestra, in una delibera fatta nel primo anno di loro amministrazione, votarono anche loro all'unanimità che tutte le proposte che erano state presentate nel corso degli anni sarebbero state raccolte e trattate nella Commissione Assetto del Territorio in modo da formare una proposta unitaria di tutta la città, diciamo, da portare poi in Regione, perché tutti voi sapete che l'ente che dovrà modificare il piano territoriale preesistente è la Regione che dovrà proporre un nuovo piano territoriale regionale che supererà il piano territoriale preesistente. Ovviamente noi vorremmo arrivare a questa fase di elaborazione regionale con proposte nostre in modo che la Regione tenga presente le esigenze del nostro territorio. Ebbene, ripeto, c'è deciso lui che ha fatto una serie di proposte che furono addirittura assunte nel piano territoriale di coordinamento provinciale, che poi la legge lo ha reso inefficace. Che è successo però? Che poi ad agosto di 2 anni fa la giunta Schiano decide di dare l'incarico, o meglio, fa un bando per dare l'incarico per l'elaborazione del PUC, con dei limiti temporali, oltretutto. Che cosa avrebbe portato questo? Alla redazione di un piano urbano comunale attagliato sul piano territoriale paesistico esistente. Siccome il piano territoriale paesistico esistente dice che a Bago non si può fare nulla, il PUC, il nuovo PUC, che sarebbe poi il piano regolatore generale nuovo, sarebbe stato assolutamente zero, come già è zero Bagoli. A questo punto il centro-sinistra, ancora una volta, facendo un'opposizione costruttiva, diciamo, da questo punto di vista, un'opposizione a favore della città, più che parolaia o pensare a fare molte chiacchiere e pochi fatti, invece con i fatti ha cercato immediatamente di bloccare questa manovra assolutamente errata e avendola ben presentata sia all'amministrazione comunale sia a tutti gli enti preposti, ha fatto in modo che questo provvedimento poi alla fine venisse ritirato. Tant'è vero che il bando fu revocato e poi è stato fatto un nuovo bando. Bene, su questo nuovo bando venivano accolte tutte le proposte del centro-sinistra, ma soprattutto una che è essenziale, quella di fare in modo che l'elaborazione del PUC, cioè nuovo piano urbano comunale, fosse oggetto della copianificazione, cioè essere redatto insieme alla regione, o meglio, presentando esattamente come il centro-sinistra, il PD in particolare, avevano proposto una serie di esigenze del nostro territorio alla Regione, in modo che la Regione, nella sua pianificazione, ne dovesse tenere presente. Fortunatamente questa strada poi è stata perseguita. Per un anno, però, che cosa è successo? Che questi molto inopportunamente, io direi in maniera veramente vergognosa, hanno evitato di convocare la Commissione Assetto del Territorio. Cioè, le proposte, perché stiamo parlando sempre che il PUC è in una fase ancora di proposte, di preliminare, cioè non c'è niente, perché poi questo dovrà passare al vaglio, appunto, sia del nuovo piano territoriale regionale sia delle sovrintendenze, quindi non c'è ancora niente. Ebbene, ma in questa fase di elaborazione, dove comunque siamo preliminari, questo non hanno più convocato la Commissione Assetto del Territorio. Si sono rifiutati per più di un anno di coinvolgere gli altri partiti, soprattutto noi che le proposte le avevamo fatte, ma tantomeno la cittadinanza, cioè i bagolesi, che dovevano essere invece coinvolti e che molti di loro sono rappresentati da noi come forze politiche, non hanno riunito niente e si sono chiusi nelle loro stanze, immaginiamo, cercando di intervenire sul redigendo PUC in modo da sistemare, come sempre, la loro idea, non il quadro generale della rimodulazione del vincolo, che sarebbe quello che poi potrebbe dare finalmente la possibilità dei piani di recupero, perché noi, sapete, abbiamo fatto delle proposte affinché questo paese
possa non solo evitare gli abbattimenti, ma possa essere riqualificato dal punto di vista urbano. Vogliamo fare il grande turismo, vogliamo fare le grandi cose, il tessuto urbano nostro è abbastanza scadente. Come piano di recupero, il PD cosa intende? Nel senso che nel vostro programma si legge che voi prevedete un piano di recupero delle situazioni, diciamo, tra virgolette abusive già esistenti, per poi partire da un futuro diverso con un regolamento che sia un PUC fatto diversamente. Quindi in questo piano, questo piano di recupero prevede solo abusi di necessità oppure tutte le strutture o quantomeno anche quelle che abbiano come dire, una vocazione turistica? Diciamo che va capovolto. Nel momento in cui noi riusciamo, elaborando il PUC, riuscendo a copianificare con la Regione, a far accettare le nostre proposte, noi rimoduliamo il vincolo, cioè risistemiamo, ridisegniamo Bacoli, all'interno di questo ridisegno ovviamente troveranno posto sia le abitazioni di necessità, sia quello che è lo sviluppo turistico che noi tendiamo a portare avanti, ovviamente in maniera armonica, in maniera rispettosa del territorio, in maniera rispettosa dell'ambiente. Quindi a monte abbiamo bisogno di questo nuovo modello di sviluppo, abbiamo bisogno di rivedere e modificare il vincolo. All'interno di questo potremmo finalmente fare il recupero per aree, non più il recupero individuale, casa per casa, che è stato il vero centro del clientelismo bacolese, dove ognuno ci ha fatto soldi e voti sulla pratica, sulla cosa. Invece, ecco, riuscire a recuperare intere aree a condizione che però riqualifichino e rendano finalmente questo territorio degno della sua storia è il grande passaggio che noi vogliamo fare. All'interno di questo sapete già che poi ci sono delle opportunità non ancora sfruttate che noi andremo a sfruttare, quelle dei cantieri di Baia, la cui trasformazione è già prevista, quella del piano artigianale che è già previsto e che nel PUC devono essere ovviamente nuovamente rivitalizzati, soprattutto l'area artigianale che ha perso la possibilità di essere collocata dove era per via di qualche ulteriore costruzione, ma che va sicuramente rideterminata, perché quella è un'altra delle operazioni di riqualificazione, trasferire parte delle attività artigianali sulle quali bisogna puntare pure per lo sviluppo, però bisogna rivitalizzare l'artigianato locale, le cose uniche, ma dai merletti a tante altre cose, all'agricoltura, ai prodotti tipici. Ecco, quindi un'area artigianale che già è possibile nel PUC deve essere rimodulata per poter consentire questo ulteriore passaggio. In questo scenario tutte le strutture, sia quelle abitative, sia quelle di tipo turistico che ci sono, ma soprattutto quelle che si andranno a fare, noi intendiamo sempre soprattutto sui litorali strutture leggere, non pensiamo allo sviluppo turistico di grandi palazzi, ma strutture leggere ricettive. Abbiamo dimostrato che con strutture leggere ricettive sul litorale di Cuma, riqualificato dal punto di vista naturalistico, si possono fare qualcosa come 3.000 posti letto, quindi vi lascio immaginare le opportunità che si possono ottenere con un PUC condiviso con la città e condiviso con le istituzioni sovraordinate.